Lady Gaga shock, soffro di fibromialgia, ecco che cos'è. Lady Gaga non vuole più nascondersi. Il dolore non è mai un motivo di vergogna e la pop star, attualmente in giro per il mondo con il suo Joanne World Tour, ha deciso di affrontare a voce alta il motivo per cui, sempre più spesso, si trova a dover fare un passo indietro innanzi alle sue incombenze professionali. Lady Gaga, ecco spiegata la pausa dalla musica? Nel nuovo documentario in uscita, dedicato interamente a vita, morte e miracoli di Stefani Joanne Germanotta, Lady Gaga affronta con coraggio e massima trasparenza il suo dissidio quotidiano con la fibromialgia, detta anche sindrome fibromialgica. La conferma arriva su Twitter il 12 settembre, quando la conturbante pop star svela il mistero dietro i sempre più frequenti affaticamenti in pubblico. Per lungo tempo i fan hanno speculato che Lady Gaga potesse soffrire di un qualche tipo di patologia grave, ma la conferma è giunta solo adesso. Lady Gaga ha deciso di rompere il silenzio per sollevare l'attenzione del pubblico sulla questione, sensibilizzando i suoi fan al tema difficile delle malattie croniche. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la sua intervista con il Billboard in cui Gaga ha espressamente dichiarato di volersi prendere una piccola pausa dal mondo della musica. Sebbene il suo nuovo disco sia già in cantiere e gli impegni cinematografici la tengano sul pezzo, ultimamente le pop star ha sentito il bisogno di rallentare un po', e fare un passo indietro dalla quotidianità per trovare il tempo di badare a se stessa. Ora che sappiamo della fibromialgia, questo criptico annuncio è molto più chiaro e struggente. Per fortuna, accanto a lei c'è un fidanzato insostituibile, pronto ad aiutarla ed assisterla in tutti i modi possibili. Gaga e Christian Carino stanno insieme da poco tempo, ma hanno già grandi piani per la loro relazione. Che cos'è la fibromialgia di cui soffre Lady Gaga? La fibromialgia, detta anche sindrome di Atlante, è una sindrome reumatica idiopatica che causa dolori acuti e tensione muscolare di tipo cronico e diffuso. Questa patologia è solitamente fonte di rigidità, dolori neuroscheletrici e problemi associati al sonno, alla memoria, all'umore e all'affaticamento. Chi soffre di fibromialgia è spesso incline a soffrire anche di mal di testa e sindrome del colon irritabile. Sebbene le cause di questa sindrome non siano del tutto conosciute, esistono dei fattori che possono, in soggetti predisposti, scatenarla. Tra le cause ci sono la gravidanza e i forti stress emotivi, come la morte improvvisa di un parente o la fine di una storia d'amore importante. La sindrome fibromialgica può essere curata attraverso una serie di terapie farmacologiche e non. Ad aiutare nel processo di miglioramento ci sono lo stretching, il training autogeno, la dieta vegetariana e la fototerapia. A tal proposito, Lady Gaga aveva già menzionato un problema fisico latente lo scorso novembre, e si era confidata con i social: soffro di dolori cronici quotidiani, ma trovo un po' di conforto nel sapere di essere circondata da dottoresse capaci, forti e intelligenti che si prendono cura di me. Penso anche a Joanne, l'album, e le mie giornate diventano un po' più facili da sopportare.